Questa sera suonerò un programma al clavicembalo interamente dedicato a Jean-Philippe Rameau, compositore francese del 1700. Il repertorio clavicembalistico scritto da Jean-Philippe Rameau non è così consistente, però è sicuramente interessante sotto il punto di vista tecnico e anche interpretativo del clavicembalo. Infatti, per appunto gli ascoltatori che appunto oggi sono qui, ci saranno probabilmente degli abbellimenti, un tipo di estetica che non è più comune sentire oggi, appunto, abituati ad altri strumenti e ad altre interpretazioni. Quindi sicuramente sarà un percorso che richiederà un affinamento del proprio orecchio, la capacità di entrare un po' in questo mondo diverso e lontano dalla musica a cui siamo abituati. In particolare eseguirò la suite in mi minore, composta nel 1724, e una selezione di quattro brani tratti dalla suite in La minore, composta nel 1728 circa. Inizio a parlare della suite in mi minore perché è la prima che eseguirò questa sera. Si tratta, di una suite un po' diversa rispetto alle suite a cui siamo abituati, almeno chi ha studiato un po' di storia della musica è abituato alla classica scansione in allemanda, corrente, sarabanda, giga. L'impianto inizialmente è quello, però poi si inseriscono dei brani che sono di carattere, hanno dei titoli che non richiamano la struttura canonica della suite. Infatti il primo brano della suite è un'allemanda, quindi siamo sempre in ambito tradizionale, poi una corrente francese, quindi un po' più lenta rispetto alla corrente italiana, poi ci sono due gigarondò, sono due brani che prevedono appunto la ripetizione di una specie di ritornello, dopodiché vi è un brano di più di carattere, come si può definire, Les Rappels des Oiseaux, che sarebbe in pratica una raffigurazione musicale, una descrizione del richiamo di questi uccelli tra le due mani. Dopodiché vi sono due rigodon con una variazione detta double del secondo rigodon. Rigodon di fatto è una danza sempre di origine francese. Dopodiché abbiamo una musette rondò, quindi sempre con la ripetizione di un ritornello tra i vari episodi, e si conclude con un altro brano di carattere che è il tambourin, che è appunto il brano conclusivo di questa suite dal carattere più maestoso. Detto questo, quindi vi auguro buon ascolto con la suite in mi minore di Jean-Philippe Rameau.
movimento lunghissimo. Sì, credo che sia del maestro Carcano, che saluto, lo leggerò dopo. Bene, passiamo dunque alla suite in La minore, della quale eseguirò quattro brani. Eseguirò i primi quattro in ordine. Sono quindi un'allemanda, una corrente, una sarabanda e infine un pezzo più di carattere intitolato Le Trois Mains, che sarebbe una specie di brano conclusivo di questo piccolo, di questa piccola selezione ed è caratterizzato appunto dall'incrocio della mano sinistra sopra la mano destra, quindi si crea anche un effetto che per l'epoca sicuramente era di interesse anche sul piano tecnico. Rispetto alla suite che avete ascoltato, la suite in La minore, appunto, sebbene sia stata scritta pochi anni dopo, è comunque più costruita, i brani sono più lunghi rispetto a quelli della suite in Mi minore. Sicuramente l'allemanda è molto più ricca anche di abbellimenti, di idee tematiche rispetto alla dimensione più contenuta di quella in Mi minore. La corrente è di nuovo una corrente francese e poi abbiamo una sarabanda che invece non abbiamo sentito nella suite in Mi minore. E alla fine il brano conclusivo di cui ho già detto appunto le caratteristiche principali, Le Trois Mains. Quindi vi auguro buon ascolto con questi quattro brani tratti dalla suite in La minore. Thank you.
Bene, vi ringrazio per l'ascolto, per essere stati qua con me. Ci sono stati dei problemi durante la diretta? No, non mi pare, ok. Bene, vi auguro buona serata e vi ringrazio ancora e vi rimando ai prossimi appuntamenti. Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare l'associazione culturale Ex Novo e Chiara Pavan per questa serata e buon proseguimento a tutti.